Gabber 21, salve a tutti! In questo nuovo video interpreto Ghostface in Scream 3 del 2000 di Wes Craven. Spero che il video vi piaccia, un cheer bill, ciao a tutti i fan del doppiaggio asiatico Dubber 21, Dubby is the word è mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Sono io, Chris! Stai indietro! Stai facendo? Indietro! Stammi lontano! Perché? Chris, che ti succede? Sei impazzito! Che cosa succede? C'è qualcuno in casa? No! Indietro! Va bene, però calmati, ti prego. Perché vuoi uccidermi? Ma di che cosa stai parlando? Perché vuoi uccidermi? Dammi la mazza, Chris. Dammi la mazza. No. Dammi la mazza, ti prego. Christine, togliti! No! Dietro di te! Era un gioco facile, Cotton. Dovevi solo dirmi dove Sydney, ma ormai hai perso. E dunque questo era il mio doppiaggio di Ghostface in Scream 3 del 2000 di Wes Craven, terzo capitolo della saga di Scream. Spero che il video vi sia piaciuto, un cerbercio a tutti i fan del doppiaggio da Dico Dubber 21, Dubby is the word mio motto, se il video vi è piaciuto per favore commentatelo e noi ci vediamo presto con tanti nuovi video. Io, Chris! Stai indietro! Stai facendo? Indietro! Stammi lontano! Perché? Chris, che ti succede? Sei impazzito! Che cosa succede? C'è qualcuno in casa? No! Indietro! Va bene, però calmati, ti prego. Perché vuoi uccidermi? Ma di che cosa stai parlando? Perché vuoi uccidermi? Dammi la mazza, Chris! Dammi la mazza! No. Dammi la mazza, ti prego! Chris, togliti! No! No! Indietro! Va bene, però calmati, ti prego. Perché vuoi uccidermi? Ma di che cosa stai parlando? Perché vuoi uccidermi? Dammi la mazza, Chris. Dammi la mazza. No. Dammi la mazza, ti prego. Chris, togliti! No! Chris, togliti! No! Dietro di te! Dovevi solo dirmi dov'è Sydney. Ormai hai perso. Era un gioco facile, Cotton. Era un gioco facile, Cotton. Dovevi solo dirmi dov'è Sydney. Ormai hai perso. Per me solo questa scena iniziale è la dimostrazione che questo capitolo non è il peggiore come alcuni dicono. Cioè, Cotton si è fatto ammazzare per Sydney. E voi ancora lì che parlate che dite, ma non gliene importava. Ghostface inoltre qui sale proprio di sadismo. Tipo la scena col lenzuolo con la madre di Sydney, no? Terribile. E ultimo, ma non meno importante, Sydney rimane sempre una queen. Ormai ha già capito da un pezzo che i Ghostface non hanno giustificazioni per uccidere,
uccidono e basta, perché gli piace uccidere. Ora che sono arrivato a questo traguardo di iscritti, vi consiglierei di non fare scherzi, altrimenti...